TMC Podcast. Buongiorno a tutti, io sono Luca Caccia e noi ci occupiamo di arredamento, non arredamento casa, ma bensì arredamento ufficio. Oggi voglio raccontarvi un po' il nostro modo di pensare, il nostro modo di approcciare i progetti e qual è stata un po' l'evoluzione del mondo dell'ufficio, potremmo dire, negli ultimi 5-6 anni. Il nostro approccio è un approccio human-centered. Human-centered perché noi riteniamo che la persona che deve utilizzare l'ufficio è il principale fruitore ed è il perno su cui deve ruotare l'intero progetto. Voi immaginate un ufficio, io posso progettare, ma non solo nell'arredo, anche in qualsiasi attività che progetta, posso progettarlo in 10 modi diversi, ma se io non ascolto chi deve utilizzarlo saranno 10 modi sicuramente sbagliati. Non che i progetti iniziali, i 10 prima, sono sbagliati, ma sono sbagliati per chi deve usarlo. Questo è fondamentale, perché altrimenti, come per Giulia, il cliente gli chiede mettimi una libreria lì, perfetto, la libreria l'abbiamo messa, ma per come l'hai sviluppata, quindi l'hai calata su quella che è la realtà. Noi facciamo lo stesso in quello che è l'ufficio. Da qua chiaramente nasce un concetto più globale, che è un concetto di global office. Ovvero non ci preoccupiamo solo di arredare l'ufficio ascoltando quelle che sono le richieste del cliente, ma andiamo oltre, non solo noi andiamo oltre, ma il mondo dell'ufficio è andato oltre, sviluppando quello che è un concetto di ufficio globale, cioè si vanno a prendere tutte quelle che sono le varie aree di competenza e le varie aree fisiche dell'ufficio, si fanno collimare in un concetto unico. L'ufficio ormai deve essere o è per tutti una seconda casa, lo è per il titolare come lo è per i dipendenti, per i dirigenti, quindi perché non creare un concetto di benessere anche nell'ufficio. In questo, per fortuna, diversi produttori ormai hanno creato un solco indelebile e che è in continua evoluzione nel mercato, dove essi stessi danno traccia al mercato di quello che deve essere la nuova evoluzione di questo concetto. Noi lo sposiamo appieno ascoltando attentamente quelle che sono le richieste che ci arrivano alla base. Non solo noi, ma questo è chiaro che ne sono portavoce eminenti architetti, grossi studi di progettazione sul territorio, chiaramente studi milanesi, e studi fuori anche dall'Italia, che sono i primi che hanno sviluppato questi concetti. Vi apro una parentesi: nell'anno del Covid chiaramente c'è stato un ribaltamento totale di quelli che sono i concetti. In primis si è bloccato completamente il nostro settore. In realtà il Covid non ha portato solo male, ha portato tanto bene, perché erano già in atto questi moti di trasformazione. Il Covid in realtà li ha accelerati, perché ha dato una sferzata al mercato, dove da prima c'è stata una chiusura completa, dove le aziende addirittura hanno iniziato una richiesta spasmodica di compartimentare tutti gli spazi. Addirittura c'erano arrivate richieste che volevano creare degli uffici monopostazione da 2 metri per 2, che era una cosa agghiacciante solo a pensarlo. Per fortuna poi si sono limitati solo alle richieste, nessuna azienda ha dato seguito a progetti di questo tipo. Però da lì, dopo 6 mesi, gran parte di queste aziende hanno completamente cambiato la richiesta e hanno detto no, vogliamo ritornare a quello che è un ambiente aperto, per dare chiaramente un messaggio di apertura, ma soprattutto per permettere alle persone di poter creare dei brainstorming continui e per dare una facilità diversa in quelle che possono essere le interazioni fra i vari reparti dell'azienda. Quindi, tolta la paura, fortunatamente si è andati verso un concetto di apertura più totale. Noi chiaramente questo concetto l'abbiamo sposato appieno e cerchiamo di trasmetterlo in tutti i nostri progetti. È chiaro, non tutti i clienti ad oggi sono pronti, non tutte le persone sono pronte a sposare questo concetto, ma per fortuna tanti sì. Da qui sono nati diversi concetti che vanno a riguardare le principali aree. Chiaramente sono aree dove favoriscono il team working, quindi abbiamo detto aree aperte dove vari anche reparti delle aziende si possono confrontare per portare avanti dei progetti in combinata. Il welcoming, quindi diciamo la parte di ingresso, che ad oggi è un biglietto da visita per le aziende, è una parte fondamentale, una parte molto attenta, dove la parte di progetto e quello che si vuole comunicare la fa chiaramente da padrona. Io azienda, quando ricevo qualcuno, che sia un cliente o un fornitore, all'ingresso soprattutto comunico qualcosa, e questo qualcosa è importante comunicarlo nella maniera corretta. L'ergonomia, ne ho parlato diverse volte, è chiaro che è un concetto cardine. Se io lavoro su una seduta scomoda, lavoro su un ambiente che non è ergonomico, è chiaro che ne risente quello che è il mio lavoro, ne risente la mia persona, ne risente un po' tutto quello che mi gira attorno. Aree break e aree relax, ormai anche uffici mediamente piccoli, aziende comunque di piccole dimensioni, sono molto attenti a questo aspetto. Ci chiedono sempre di più di progettare aree break, non solo per la parte direzionale, quindi per i piani alti, ma anche per le parti più operative, perché ritengono che le persone debbano anche rilassarsi sul lavoro e non solo produrre. La parte di meeting, dove c'è comunque le meeting room, sono
luoghi studiati per avere delle conversazioni più con più privacy. Termino, le referenze che io vi chiedo sono chiaramente referenze di startup, quindi dove possiamo chiaramente dare un supporto dall'inizio per la nascita di una nuova azienda, aziende strutturate che hanno bisogno di riprogettare i propri spazi con queste nuove logiche, studi di architettura e interior designer, perché molto spesso lavoriamo a quattro mani con queste strutture. Grazie a tutti. TMC Podcast.